Buonasera dal TG1, continua a salire, dunque lo avete sentito dai nostri titoli, la curva del contagio, quasi 32.000 i nuovi casi, record per il quinto giorno consecutivo, 297 sono le vittime, non accadeva dal mese di maggio. Giornata di incontri e di riunioni tra il governo e il comitato tecnico scientifico per fare il punto della situazione. Sul tavolo un nuovo DPCM e l'ipotesi di chiusure territoriali. Il servizio d'apertura è di Giorgia Cardinaletti. Aumentano le vittime, sono 297 in un giorno, 100 in più rispetto a ieri. Preoccupa la velocità del contagio, il rapporto positivi tamponi è il più alto registrato in questa seconda ondata, 14,7%. I numeri di oggi, 31.758 nuovi casi con quasi 216.000 tamponi. Aumenta il numero dei nuovi casi, la maggioranza dei quali sono asintomatici o con pochi sintomi e possono essere curati a domicilio, ma aumenta anche l'età dei pazienti e di decessi, dato purtroppo prevedibile. Quasi 9.000 contagi in Lombardia, solo in provincia di Milano 3.730, circa lo stesso incremento di tutta la Campania. Sopra 2.000 nuovi casi anche Piemonte, che converte 16 ospedali alla cura del Covid, Veneto, Toscana e Lazio. L'elevato numero di contagi determina anche un aumento di casi con forme medio-gravi di polmonite e insufficienza respiratoria che necessitano di ricovero ospedaliero, creando affanno e pressione alle strutture ospedaliere. Dove si continua a lavorare senza tregua, nella seconda metà di ottobre, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 5.684 gli operatori sanitari contagiati dal Covid. Ed il governo lavora, come dicevamo, a misure più restrittive, vertice con il premier.